Un'antica leggenda narra che il lupumone Porsenna, re etrusco del VI secolo a.C., durante una battuta di caccia in un bosco circondato da fiumi, decise di trascorrere la notte in quel luogo per riprendere l'indomani la strada per Chiusi, capitale del suo regno. La zona era infestata da ferocissimi cinghiali, che spesso effettuavano improvvise sortite verso le zone di pianura per depredare i campi e le coltivazioni. Porsenna si trovava seduto in meditazione quando un improvviso ordinare di rami lo fece trasalire. Un cinghiale enorme stava giungendogli addosso caricando, ma Porsenna riuscì con la sua spada a uccidere l'animale, salvandosi così la vita. Osservando il fegato dell'animale abbattuto, gli aruspici, che conoscevano l'arte dell'interpretazione, consigliarono a Porsenna di fondare un paese per celebrare lo scampato pericolo. Egli fece incidere una stele e ordinò ai suoi architetti di costruire una città con tre porte che prendesse il suo nome. Nasce così la città di Procena. Grazie.